Le migliori strutture ricettive e ristorative di Puglia sono state protagoniste dell'evento che mercoledì 30 novembre, presso la Sala degli Affreschi dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Bari, ha visto la presentazione della neonata associazione La Puglia è servita. La storica guida, oggi disponibile in formato digitale, prende vita con la creazione di un'associazione fra le strutture già presenti nella versione cartacea, presieduta da Giuseppe Schino. Nel corso dell'appuntamento, che ha segnato il passaggio di testimone tra Vittoria Cisonno, fondatrice della storica pubblicazione, e Giuseppe Schino, si è parlato di opportunità di sviluppo del turismo enogastronomico e prospettive di formazione per i professionisti dell'ospitalità, in un dibattito moderato da Licia Granello, al quale hanno preso parte l'assessore alla formazione e lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, Gianluca Nardone, i docenti della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari, Maria Elisa Clodoveo e Salvatore Camposero, e il magnifico rettore Felice Auricchio. L'iniziativa è stata anche l'occasione per premiare le strutture presenti nell'edizione 2016 della Guida La Puglia è servita e presentare la pubblicazione Vini di Puglia 2017, edita da Tirso Media, vademecum dell'enoappassionato, da 4 anni punto di riferimento del panorama enologico regionale. L'obiettivo dell'associazione è quello di far crescere da un punto di vista professionale il livello dell'offerta turistica della Puglia, perché il mercato è un mercato sempre attento ai cambiamenti, è un mercato che ci vede di fronte a nazioni emergenti dall'altra parte dell'Adriatico e non possiamo più rimanere alle bellezze naturali narrate da nessuno, ai piatti che non vengono spiegati, ai vini che non vengono illustrati. C'è necessità di crescere, di far crescere tutti gli operatori del settore per far sì che la Puglia possa non solo guadagnare nuovi mercati, nuove fette di mercato, ma che consolidi profondamente quelle già conquistate.